Dire Fare Sognare è alla sua terza edizione e non è un semplice premio, ma una vera e propria narrazione della cultura, del vino e del cibo in Emilia-Romagna. Sì, un riconoscimento che noi abbiamo deciso di istituire proprio perché sentivamo la necessità di dare una comunicazione forte per chi, come la ristorazione, oggigiorno sta facendo cose importanti, soprattutto in questa regione. Quindi è un momento per loro veramente importante, dove si possono confrontare e noi possiamo effettivamente, attraverso la nostra giuria, premiare le grandi eccellenze del territorio. Voi siete promotori di questo evento che ormai insomma, è conosciuto in tutta la regione. Come è cambiata in questi 3 anni la realtà che riguarda il cibo e il vino qui in Emilia-Romagna? Molto, come in tutto lo stivale. Anche in Emilia-Romagna si stanno cercando di riprendere in mano le tradizioni, cercare di non disperderle, ma soprattutto rielaborarle in modo tale che siano il più consono possibile a un certo tipo di mercato e un momento storico che richiede alcuni cambiamenti. Siamo in Emilia-Romagna dove la cultura del vino e del cibo insomma, ha trovato radici importanti. Lei che rapporto ha con il cibo? Allora, un rapporto molto stretto, diciamo, si vede forse anche dall'oversight. E, diciamo, sono cresciuta in una famiglia dove la mamma tutti i giorni faceva la pasta in casa e io ho mangiato, per dire, maccheroni e spaghetti in età tarda, 13-14 anni, ecco, perché mia mamma faceva sempre pasta in casa e alla sera la piada con il pesce e così. Le torte di mele nel forno della stufa, il miacetto per Natale, insomma questi erano i must del nostro calendario gastronomico. E poi insomma ho sposato un albergatore, quindi mi sono interessata alla cucina dell'albergo e mi sono così sono entrata un po' a fare la corrispondente della Voce di Romagna e tante volte mi sono trovata in rassegne enogastronomiche così a fare questo lavoro, ecco, la parte critica, diciamo, narratrice o critica. E a volte magari sono stata anche un po' irriverente verso certi grandi chef